Ciao a tutti amici di Speedy News, eccoci di nuovo pronti con un nuovo video, tante novità interessanti, ma prima se non siete iscritti al canale iscrivetevi, fatelo ora, subito mi raccomando, cliccate sulla campanellina per tutte le notifiche sugli ultimi video in tempo reale e poi una super pioggia di like, sempre gradita ed apprezzata. E per chi vuole, ovviamente c'è sempre la possibilità di abbonarsi al canale o lasciarci dei super grazie e quindi in questo modo farci delle piccolissime donazioni. Ma ora entriamo nel vivo dell'argomento. Notizia veramente importante per tutti coloro che sostengono il reddito di base universale, il reddito di base incondizionato per tutti subito. Ebbene, è online il manifesto della neonata associazione RED, Reddito Europa Diritti, che ha lanciato appunto un manifesto attraverso il quale si fa appello al governo e a tutte le forze politiche affinché già in questa prossima legge di bilancio venga stanziata una somma necessaria ad erogare il reddito di base universale, partendo ovviamente per gradi a causa della necessità di avere un'adeguata copertura finanziaria e quindi erogandolo dapprima per i soggetti più disagiati, per poi avviare con il tempo una diffusione generalizzata e quindi ad arrivare ad una erogazione universale per l'appunto. Ebbene, quindi i sostenitori del reddito di base incondizionato, universale, sono più accaniti che mai. Hanno costituito questa associazione di cui vi ho già parlato in un altro mio video, associazione che si colloca in un contesto europeo, quindi adesso l'Italia ha la sua rappresentanza e questa associazione RED, appunto, chiede alle istituzioni di non voltare lo sguardo altrove di fronte ad una povertà dilagante. Infatti, la situazione è grave e non soltanto al meridione, in tutta Italia, anche se a Napoli l'assessore competente intervistato teme di ritrovarsi entro dicembre con ben 10.000 senza fissa dimora. E se guardiamo ai dati rilevati, appunto, e riportati da questa associazione, nel nostro paese ci sono 5,6 milioni di italiani in condizioni di povertà assoluta, di cui 1,4 milioni sono minori di età e di cui 2 milioni e 613 mila sono in una condizione gravissima, proprio di deprivazione materiale e sociale. Quindi, tutto questo, considerando anche il fatto che al di là della povertà assoluta ci sono 9 milioni di persone in povertà cosiddetta relativa, queste sono le definizioni statistiche che fanno rientrare, diciamo, in diversi range di povertà la popolazione interessata, che è sempre popolazione povera e che vive in condizioni di disagio, che ha bisogno di aiuto, si tratta. E poi ancora si evidenzia come per tantissime è addirittura impossibile accedere al diritto ad una casa. I dati relativi poi delle percentuali di occupazione in Italia non vanno oltre il 61% dalla fine degli anni 70, quindi altro che occupazione. E se poi consideriamo che i lavoratori poveri sono circa 3 milioni, ci rendiamo conto appunto di che cosa stiamo parlando e non si capisce come questo non si affronti adeguatamente. E quindi questa associazione è partita più agguerrita che mai. Potete leggere il loro manifesto sul sito internet www.red-web.eu. Ve lo lascio anche in descrizione e entrando appunto in questo sito troverete tante cose interessanti, ma se condividete la loro appunto azione per un reddito di base universale da subito, già con la prossima manovra di bilancio,
potete sottoscrivere il manifesto dando forza a questa associazione inviando un messaggio di adesione dalla pagina contatti del sito. Quindi voi entrate in www.red-web.eu e andate alla voce contatti e ai contatti vi appare una schermata dove appunto potete lasciare un messaggio libero di adesione. In questo modo darete forza a questa associazione che si sta facendo portavoce di un manifesto importantissimo verso le istituzioni italiane, verso il governo e verso le forze politiche. Per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando, lasciateci sempre dei super like, tantissimi like, iscrivetevi al canale con campanellina e tutto il resto che già sapete. Io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto qui con il prossimo video. Arrivederci a tutti, da Barbara.